giocata al Milan con Ambrosini. Pato, la sponda per Ronaldinho. Il controllo di Ronaldinho, grandissimo numero, se ne va, resiste alla carica di De Sena. Ronaldinho allarga per Pirlo, c'è Biondini in chiusura, bravissimo Biondini. Il primo, non c'era dubbio, 6 minuti di gioco, 3-2 per il Milan. Abbiamo rivisto la magia di Ronaldinho che è andato via. Palla messa in mezzo, secondo palo, colpo di testa di Rosi, Ronaldinho insegue, Ronaldinho, ecco il lavoro con la suola, Ronaldinho prova ad andare, il tiro, gol fantastico di Ronaldinho, un gol fantastico sul secondo palo, 4-0, tripletta di Ronaldinho, eccolo qua, 6 gol in 3 partite nel 2010, Ronaldinho, 11 gol nella stagione, 9 in campionato, 2 in Champions League, e adesso smette. Suo proverbiale destro lungo verso Ronaldinho, che aggancio meraviglioso, la pressione di Garix, ancora Ronaldinho, grande giocata di tacco verso Ambrosini, ancora Ambrosini, pallone che viene deviato, Pato! 1-0 Milan, Pato! Ma in questa azione... Yeah.
forse aveva tardato un attimo la battuta permettendo a Pasquale di recuperare, aveva recuperato anche bene, poi è stato fortunato nel rimpallo. Qui attenzione perché San Marco finisce sul taccuino dell'arbitro, subito avete visto che Pato si è avventato contro l'arbitro e contro San Marco. Ronaldinho, lo aspetta Vieira, Ronaldinho si gira, Vieira deve prendere Ambrosini che sta arrivando, Ronaldinho un po' di campo, il suggerimento è per Kakà, Kakà in posizione regolare, ho qualche dubbio, ancora Kakà, uno contro uno, cerca il traversone, Ronaldinho, Digno, Digno, 1-0, Ronaldinho! È da rivedere la posizione di Kakà, secondo me poteva essere fuori gioco, però insomma... Gli ha messo una palla, gli hanno dato troppo tempo a Kakà di guardare dentro l'area rigore e il movimento del suo compagno. Intanto si parla di sospetto stiramento per Mancini. Vediamo ora Ronaldinho subito per Pato, la palla è buona, Pato può involarsi verso la porta, la mette giù, attenzione Pato, è riuscito a metterla dentro grazie ad un rimpallo. Aveva avuto l'opportunità per segnare prima ancora che intervenisse Pasquale, poi il rimpallo l'ha favorito ed è gol, 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 gol. Ad alzare i ritmi il Milan, poi come ha cominciato a giocare velocemente Ronaldinho con la Luca, scusami Luca, ma Ronaldinho ha guardato Leonardo. Thank you.
è nettamente migliore, diciamo così, della classifica di questa squadra. Poi è chiaro, ci sono state mille vicissitudini, quattro allenatori diversi. Taglia Borriello, dribbling di Ronaldinho, pallone sul destro, regala a Seedorf l'assist. Seedorf temporeggia troppo, ancora pallone per lui, però c'è Pato lì vicino, ecco il suggerimento, Ronaldinho Pato, Ronaldinho per Pagliari che resta in zona d'attacco. Che bella partita anche in questa ruta. Zambrotta, Ronaldinho prova a liberarsi, Canini su di lui, buon lavoro di Ronaldinho, ancora avanza centralmente, cerca il tocco magico per Borriello, pallone che arriva,
bene su Jankulovski, se c'è Ronaldinho pronto, dentro Borriello e Patro, occhio a Ronaldinho, Ferreira Pinto è pronto ad uscire, ma intanto continua a combattere con Ronaldinho, cross morbido, palla buona verso Pato, Pato, chiuso, 2-0 Milan! E qui non so chi abbia toccato per ultimo, ma il gol è tutto di Pato. Con un rimpallo Pato è riuscito a mettere la palla in rete, ma la giocata straordinaria. Solita rincorsa, il fischio di Valeri. Ronaldinho, 4-2! È il suo angolo, i rigori importanti li calcia sempre a mezza altezza sulla destra del portiere. Evidentemente sentiva che era un momento fondamentale questo. Questo gol può dare veramente un'altra tranquillità anche alla squadra.